Cosa sono gli arresti domiciliari, che cosa comportano e quali sono gli obblighi che possono essere imposti ad un soggetto che è sottoposto a questa misura? Questo sarà l'oggetto del video di oggi. Il codice di procedura penale individua gli arresti domiciliari come una misura con la quale il giudice prescrive all'indagato o all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da un altro luogo di privata dimora, ovvero da un luogo di pubblica cura o di assistenza. In buona sostanza, quando viene applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, il soggetto dovrà rimanere tra le mura di casa o in quell'altro luogo che sarà individuato dal giudice e nel quale è disposto che debba essere eseguita la custodia cautelare. Tra le possibili scelte del luogo dove la misura degli arresti domiciliari dovrà essere eseguita, il giudice dovrà preferire un posto in cui siano assicurate le esigenze della persona offesa dal reato, che sono ritenute prioritarie. In ogni caso, la misura cautelare in questione non potrà essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente. Qualora il giudice dovesse ritenerlo necessario, possono essere imposti degli ulteriori limiti o divieti all'indagato o imputato a seconda dei casi, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Per esempio, il giudice potrebbe disporre il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano con lui o che lo assistono. Quindi in questi casi non si possono ricevere ospiti presso la propria abitazione, neppure i familiari, e tantomeno è possibile utilizzare il telefono, il cellulare o lo smartphone per parlare con altre persone. Si tratta, come è evidente, di ulteriori prescrizioni decisamente più gravose, che però devono avere una effettiva motivazione e che sia ricollegata in qualche modo alle esigenze cautelari sottese alla misura che è stata applicata. La risposta a questa domanda è sì. Infatti, se la persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari non può provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita, oppure se versa in una situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto, però soltanto per il tempo necessario per provvedere alle sue esigenze o per esercitare un'attività lavorativa. Chiaramente, quando il giudice dovrà valutare l'autorizzazione chiesta dal detenuto agli arresti domiciliari al lavoro esterno, dovrà bilanciare i bisogni dell'indagato imputato con quelle che sono le esigenze cautelari sottese alla misura imposta. Se sei sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è necessario che tu sappia che la legge dispone che il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di sua iniziativa, potrà verificare in ogni momento se tu stia rispettando le prescrizioni che ti ha imposto il giudice. Potrebbe capitare, per esempio, che vengano a bussare nel cuore della notte o comunque in orari particolari, proprio perché è necessario comprendere se le esigenze cautelari che hanno indotto il giudice a disporre la misura siano adeguatamente tutelate. Se hai precedenti per evasione, ovviamente qualsiasi giudice potrebbe non essere propenso a concederti gli arresti domiciliari. Tuttavia, nonostante l'eventuale presenza nel tuo casellario di precedenti penali per evasione, il giudice potrebbe comunque decidere di applicarti la misura dei domiciliari qualora si dimostri, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possono comunque essere soddisfatte anche con questa misura. La durata degli arresti domiciliari è determinata dalla legge, in particolare dipende dal tipo di reato commesso e dalla fase processuale in cui ci si trova. Ora, quindi, se vuoi sapere quanto durano gli arresti domiciliari, è
è necessario fare dei calcoli che sono disposti dall'articolo 303 del codice di procedura penale e a tal proposito è necessario, a mio avviso, che tu ti faccia comunque aiutare dal tuo avvocato o, se non ne hai uno di fiducia, puoi contattarmi tranquillamente attraverso i contatti che ti lascio in descrizione. Bene, con la durata degli arresti domiciliari si conclude questo video. Abbiamo delineato ovviamente per linee generali la vasta complessità che c'è dietro questo istituto di diritto processuale penale. In ogni caso io ti ringrazio per avermi seguito e ti do appuntamento al prossimo video. Ovviamente se il video ti è piaciuto magari puoi lasciarmi un like e iscriverti alla pagina Facebook o al canale YouTube, così da rimanere sempre aggiornato sulle prossime uscite e sui nuovi contenuti.